Allora, sembra che sia sempre tutta colpa dei giovani e che adesso abbiamo trovato un nuovo capro espiatorio, va bene? Il nuovo capro espiatorio si chiamano i giovani dopo quelli che portavano i cani a spasso, dopo quelli che portavano andavano a fare la spesa. Insomma, vediamo, aspetta, perché io qua su questa cosa mi sono fissato, no? Quando ieri ho sentito il presidente Draghi, aspettate, quando ho sentito il presidente Draghi che diceva: ma sentite, dobbiamo pensare ai giovani e al futuro. Poi mi sono detto: ma spiegatemi una questione, no? Noi dobbiamo pensare ai giovani e al futuro, e nel frattempo i giovani sono quelli criminali a cui dobbiamo imputare tutto quello che sta succedendo, e poi i giovani saranno quelli che a scuola andranno con maggiore complicazione. E vi faccio un altro esempio molto, ma molto semplice. Sì. Voi mi dovete spiegare cosa succederà quando in una scuola ci sarà un ragazzino che ha 37,5 di febbre. Che cosa gli facciamo a un ragazzino di 37,5 di febbre? Lo rimandiamo a casa, gli diciamo che è finita la scuola? Cioè, io non riesco a capire come si possa pensare, e lo ha detto Linus, di riaprire le discoteche pensando che non si balli e poi chiuderle dopo una settimana. Oggi ho sentito il Premier Conte che ha detto addirittura: ma io veramente non le avevo mai aperte le discoteche. Sì, difatti, le discoteche si sono autoaperte da sole contro il parere di Conte, e ci sono questi qua che se le sono riaperte. E vi chiedo, insomma, se era talmente prevedibile che le discoteche le avrebbero chiuse, ma poi interessa relativamente delle discoteche, ma è il principio di libertà, un principio di incredibile, come possiamo dire, pressapochismo da parte di questo governo. E se, fino a quando avviene sulle discoteche, grave per quelli che si occupano di quell'industria, che non è esattamente un'industria di serie B in questo paese, che fatto anche di vacanze, quando invece questo dovrà riguardare 3 milioni di persone che vanno a scuola, come la definiamo? Dice Massi: delirio totale. È un delirio totale. Adesso voglio vedere se mi arriva, perché ho invitato un ospite a questa nostra diretta, quindi dovete stare attenti perché tra poco arriva, mi auguro, questo ospite, perché sennò qua io la diretta la faccio volentieri, ma adesso vediamo come la sviluppiamo. Quando arriva il mio ospite, perciò la responsabile vale dai 30 in su. No, questo è fantastico. I ragazzi andranno a ballare in spiaggia, ma i ragazzi andranno a ballare dove ne importa. A me importa poco delle discoteche, ma mi preoccupo tanto delle sorti dell'Italia. Ciao dalla California, oh, un vero e proprio caos. Katia, Ugh! C'è qualcuno che fa ancora Ugh. Siamo in 1000 in questo momento, ma adesso aumenteremo. Ve lo dico perché? Perché dovrei avere un grande ospite che ci racconta, cioè l'uomo che veramente più sa di questo mondo del divertimento. Vediamo se arriva questo grande ospite, ma in questo momento. Eccolo qua, ecco. Attesa del nostro ospite, vediamo se arriva, tra poco, perché voglio chiedere a lui esattamente che cosa è successo. E cioè, eccolo! Ciao, ciao Nicola. Allora, io, guarda, sono imbarazzato da quello che è successo. Tu sei il più grande per me conoscitore di questo mondo dell'intrattenimento, che vuol dire anche il turismo, che vuol dire business, ma che vuol dire anche la nostra libertà. Ma che cacchio è successo in questi giorni? Me lo spieghi? Oggi Conte ha detto: non ho mai permesso alle discoteche di riaprire. No, è un bugiardo, semplice, bugiardo è uno che non racconta la verità. Le discoteche erano aperte fino al 12 agosto, poi dopo il 12 agosto dipendeva dalle regioni. Tutte le regioni hanno prolungato l'apertura delle discoteche fino all'altro giorno, quando improvvisamente il nostro amico Speranza ha bloccato tutto. Praticamente non è che ha chiuso le discoteche, perché sono troppo paraculi, perché se no dicono: cazzo, loro Certo. sono sempre in campagna elettorale, no? Loro hanno detto: no, le discoteche puoi fare la musica, assolutamente. C'è un piccolo problema: non puoi ballare. Però il ristorante, la musica non puoi ballare, perché devi stare seduto al tavolo, perché sembra che questo virus è un po' il virus del panettiere, no? Che di notte lavora e di giorno, se stai in piedi, non lo prendi, se stai coricato, lo prendi. Ma sono dei paraculi. Allora cosa dicono? Come se io dico: c'ho il ristorante, è tutto pronto, l'unico problema che ho, non posso darti da mangiare. Per cui siamo andati avanti così. Poi un'altra testa di Vabbè. CAZZ, e non dico la finale, non ti dico la finale. Ha preso, l'unico in Italia, in Costa Smeralda, ha preso questo decreto di Speranza, l'ha peggiorato dicendo: no, non solo non puoi ballare,
devi chiudere tutto a mezzanotte e non puoi fare musica da nessuna parte. Ma questi qui sono matti. Ma i ragazzi, secondo loro, dove vanno? Dove vanno? A casa sua? Dove vanno? Vanno in chiesa? Dove vanno i ragazzi? Ma chi li controlla? Andranno a farsi rave non controllati, te lo dico io, Flavio. Certo, andranno a farsi cacchi loro, si faranno dei pasticche e faranno tutto senza un'uscita di sicurezza. Faranno tutto quello che, come sempre, il proibizionismo. Questi sono pazzi. Ma Nicola, il problema è che tutte le barche che erano a Porto Cervo, io ho chiamato stamattina il presidente della Costa Smeralda, sono andati via tutti. Tu non stai in un paese, in un posto dove c'è il silenzio assoluto, dove 50 decibel, io e te che parliamo siamo a 65 decibel, 70, 50 decibel come massimo. Ma è tutta gente, sono matti, questi qui sono pazzi. Io ho parlato col presidente della regione, sai, abbiamo avuto con Solino, poi Solino ci ha autorizzato le discoteche come tutti i precedenti, sono fuori controllo. Il sindaco Solina. Tutti sono fuori controllo, tutti. Il ministro del turismo me l'ha detto in questo momento, un assessore al turismo. Ma è tutto, e questo sindaco è un piccolo arrogante, un piccolo Napoleone, che pensa che la fortuna del mondo sia Arzachena, che nessuno sa dove cazzo sia Arzachena. Invece Porto Cervo, Porto Rotondo, Costa Smeralda, per loro la trattano come... Invece la fortuna della Sardegna è la Costa Smeralda, che è la porta d'ingresso per la Sardegna. Arzachena la conosce lui, è due pecore, non c'è nessuno che sa dove è Arzachena. Ma questo stai attento, che poi quello te querela, attento. No, mi può querelare, se tu vedi il video che ho fatto ieri mi può querelare, ma adesso escono altre cose, querelo lui io, vai tranquillo. Senti, spiegami una cosa, perché qualcuno mi ha detto stamattina, mi ha detto, ma guarda che questi della notte stanno esagerando, il loro business non vale 4 miliardi, in realtà l'indotto il mondo dell'intrattenimento notturno, della musica, secondo te, Flavio? No, ma io adesso io onestamente non so dirti quanto vale. Io ti posso dire che il billionaire Forte dei Marmi facciamo circa 6 milioni di euro questa stagione qui, con la stagione dimezzata. Per cui abbiamo 200 dipendenti al billionaire. 200? 200? Quanti ne hai? Al billionaire 200 e 180 al Twiga di Forte dei Marmi. E cosa fai quando chiudono? Quando chiudono queste discoteche con queste ordinanze? Che fai con queste persone? Noi avevamo un dinner show che si può fare in Italia dappertutto, meno che a Arzachena, meno che a Porto Cervo, per cui gli artisti li paghiamo fino a fine mese, paghiamo tutti. Ho detto ai miei oggi di pagare tutti fino a fine mese, per cui perderemo una barca di soldi, però non è giusto che paghino i ragazzi, che paghino i dipendenti. Credo che siamo abbastanza forti per poter supportare questi pagamenti e basta. Loro, non è colpa loro se qualche matto chiude, no? Ma è una roba incredibile. Lui non sa, ma tu che ne pensi? Ma perché i giovani oggi? Perché oggi si è presa tanto coi giovani? Cioè, la questione dei giovani è una roba pazzesca. Perché proprio lì? Cioè, non penso che ce l'abbiano con le discoteche in sé. Che è successo? No, ma la discoteca è una paraculata per loro. Loro dovevano trovare un capro espiatorio e l'hanno trovato nelle discoteche. Questi qui, dal primo emendamento che ha fatto Conte, i giovani come se in Italia non esistessero. Non c'è mai stata nessuna proposta pro giovani. I giovani per loro non esistono. I giovani sono quelli che fanno la movida da evitare, perché portano il virus. Che il virus lo portano loro, ma loro portano anche il virus finanziario, che vedrai ottobre-novembre di che velocità va questo virus. Questi qui, i giovani, li considerano zero. Non c'è una riforma a favore dei giovani, non c'è un decreto, non c'è nulla. Senti, dimmi una cosa, ma tu ed io abbiamo passato, ce la siamo presa tutti e due la malattia, ma tu non pensi che oggi si stia esagerando? Perché oggi io leggo i giornali principali, quando c'è un positivo diventa automaticamente un malato, e sappiamo bene che questo non è vero. Io faccio delle battaglie con la mia zuppa incredibili, non pensi che siamo un po' tutti fuori di testa anche su questo? Ma noi dobbiamo vedere sempre, sai, quando leggi un bilancio, io leggo l'ultima riga, no? Di una società, non è che mi metto a leggere tutto, prima di leggere tutto leggo l'ultima riga sono i morti. Abbiamo 3-4 morti al giorno, ma gente che aveva già altre patologie, gente anziana, gente che era malata, poi gente che era malata, per cui io ho parlato stamattina con Zangrillo dice è un raffreddore, ma tu ogni volta che tu puoi avere anche il raffreddore. Io l'altro giorno ho avuto la febbre, era un raffreddore. Cioè, non esistono più raffreddori, tumori, polmoniti, è tutto coronavirus.
se a Milano ci sono zero morti, il Corriere della Sera non lo pubblica. Se ce ne sono due, dice oggi il doppio dei morti. Perché ormai il Corriere è diventato il giornale ufficiale del virus. 7 pagine tutto il giorno. La Repubblica, 5 pagine tutto il giorno. E loro ci tengono per le palle, no? Perché la gente ha paura. Finché non arriva il momento che i conti non tornano più e magari la gente piglierà per le palle qualcun altro. Senti Flavio, l'ultima domanda, come la vedi economicamente, a parte il tuo settore, l'autunno sarà veramente così caldo? Ma Nicola, non c'è un'azienda che funziona, ma se loro pensano di far vivere la gente con delle elemosine, a un certo punto finiscono anche le elemosine. Se non fai partire la produzione, se non inietti dei soldi dentro, metà del PIL che abbiamo perso, ci vogliono dei soldi freschi, come hanno fatto gli americani. Anche in America c'è una situazione difficile, però economicamente, tu guarda Wall Street, economicamente in America i soldi ne hanno dati a tutti, i soldi ne hanno dati a tutti, per cui il problema è uno, è il problema di questo virus che l'hanno preso un po' alla leggera. Noi abbiamo due problemi, il virus non c'è più, ma abbiamo il virus finanziario che è molto peggio del virus medico. Io parlo con Zangrillo quotidianamente perché mi sembra l'unico che non ha spaventato la gente. Tutti gli altri, sti virologi che vanno in televisione uno contro l'altro e sparano delle cazzate, perché ti ricordi il virologo famoso da noi il virus non arriverà mai. Il ministro diceva abbiamo lavorato talmente bene che noi il virus dopo 4 giorni 400 morti. Cioè, ma siamo in mano a questa gente qui. Il problema è che siamo in mano a questa gente qui, Nicola. Vabbè, senti Flavio, grazie mille. Oh, ti invito il 31, mi raccomando, noi riapriamo con Quarta Repubblica. Se sei da qualche parte, io voglio sentirti. Io spero da qualche parte di esserci. Facciamo le corna! Anche tu, ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao!